Bene, questo è un resoconto del viaggio di questi 3 giorni in Basilicata, di questi 3 giorni di Restart Sud. È stata un'esperienza meravigliosa, non incredibile, assolutamente credibile, ma siamo entrati in un mondo straordinario, come nelle favole, come nei film, quando un personaggio entra in un altro mondo per poi cambiare. Abbiamo visitato queste aziende bellissime, di gente seria che lavora bene tutto l'anno e che ha un grande mercato fuori, in Italia ed all'estero, e non in Basilicata. Questo è il leitmotiv di tutte le imprese importanti, anche del Lido dei Ginepri a Pisticci. In quel Lido ci va tanta gente che viene da fuori, pochi sono quelli di queste parti, così vale per Cicoria, l'azienda che produce macchine agricole e le manda in Arabia, in tutto il mondo, negli Stati Uniti, e per occhialeria artigiana, per la tipografia Antezza di Matera, per tutte quante le aziende che ci hanno ospitato e che ci hanno, anche per la Bauer che produce tanto per la Germania e per tutto il mondo, per gli Stati Uniti. Quindi c'è una Basilicata diversa, nuova, sconosciuta però. Questo è il compito di Restart Sud. Noi siamo stati spettatori privilegiati, protagonisti di questo viaggio che abbiamo raccontato attraverso i social media, attraverso Facebook, Instagram, Twitter e anche attraverso le automobili che ci hanno portati, nel senso che in macchina abbiamo detto tante, tante di quelle corbellerie che ci siamo anche molto, 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 molto divertiti. C'è una parte della Basilicata, per esempio, le strade sono, insomma, sono arrivato sano, magro, qui si mangia benissimo, lasciamo stare così, però me ne vado via con la schiena e la cervicale che voglio dire, che parlano varie lingue, quindi le strade vanno messe a posto, sono un po' scomode. Tutte queste interruzioni sulla Basentana, sulla Bradanica, su queste fondovalli che portano i nomi di questi fiumi, di questi letti d'acqua pazzeschi, questa è la regione dell'acqua. Quindi non c'è solo questo mondo straordinario, c'è anche il mondo ordinario di quelli che viaggiano tutti i giorni per andare a lavorare. Queste infrastrutture meritano più attenzione. Noi ora ci troviamo da Cibò, qui a Potenza. Cibò. Perché si chiama Cibò? Io cerco di darmi delle spiegazioni. Cioè, entra uno e due di Potenza lo guardano e fa ci, e l'altro fa boh. Oppure può essere anche cibò, nel senso che ha mangiato, hanno tutti mangiato, sì cibò, adesso non c'è più niente da mangiare, è finita lì. Questa potrebbe essere la spiegazione. Io ho cercato di fare qualche telefonata, di chiamare qualcuno, ma non trovo nessuno. Non c'è più nessuno disponibile, sono tutti digitali, sono, non c'è più nessuno analogico, quindi non mi risponde più nessuno al telefono. E quindi c'è una Basilicata antica, bellissima da conservare, però è una Basilicata analogica, d'arte, e bisogna recuperarla, e altrimenti se non viene in comunicazione con quelli digitali, è così. Poi il resoconto del viaggio. Io non ho capito se il resoconto del viaggio è il resoconto del viaggio oppure il resoconto di Cibò. Adesso chiediamo il conto e vediamo se. Perché qui stiamo messi così, stiamo messi. Un attimo solo. Allora, intanto la cassa è vuota, non c'è più una lira, non c'è più un centesimo. È stato tutto quanto svuotato qui. Ma chi ha svuotato? Chi si è portato la cassa? E questo dobbiamo scoprire. Quindi la cosa fondamentale è questa da dire. Restart Sud o resta Sud? Queste sono le domande alla fine del viaggio, anche se io vedo un po' di luce alla fine di questo viaggio.